Ciao ragazze, allora benvenute al solito appuntamento mensile dei promossi bozzati. Inizio subito perché sono diversi prodotti. Questa volta voglio iniziare dai bozzati perché è soltanto un prodotto e come avete potuto intuire dal video dei preferiti di novembre è la BB Cream della Garnier per pelli normale, per pelli normali. È davvero pessima, non mi ci sono trovata bene. Non è adatta, penso, o per la mia tipologia di pelle, non lo so, o magari solo a me ha dato questi problemi, però mi rende la pelle molto grassa ed oleosa, non si assorbe bene. È un prodotto che anche se tamponato con la cipria dopo un poco tende a lucidarsi e non mi piace, fatica ad asciugarsi, cioè devo stare 3 ore lì a lavorare il prodotto. E non mi piace per niente, la texture è davvero pessima. Il packaging è davvero pessimo perché è un packaging in plastica, non è una plastica rigida come quella lì della Garnier che ha tubetto, quell'altra lì della Garnier per pelli miste e grasse che è un tubetto lungo di plastica rigida. Questo qui è in plastica normale e una volta finito si tende a piegare in questo modo e l'erogatore qui non funziona bene ed è come se spara, capito, il prodotto e non mi piace tanto. È un prodotto che sicuramente non andrei a ricomprare perché non mi ci sono trovata affatto bene e quindi è bozzato. Ovviamente cioè, queste sono mie opinioni, magari voi vi ci siete trovate bene, a me per la mia tipologia di pelle, che tra l'altro è una pelle molto secca, quindi dovrebbe andare bene questa BB Cream qui perché comunque è molto idratante. Io non mi ci sono trovata bene, mi lucida il viso e non mi piace assolutamente. Quindi bozzato. Adesso passiamo ai prodotti NI e sono i rossettini dell'Avon, della linea Color Trend, questi qui che vi avevo mostrato già nel video haul della Avon. Mi piacciono molto come rossetti. L'unica pecca che hanno è che tendono a seccare le labbra. Secondo me dovrebbero modificare un pochettino la texture per renderli un pochettino più idratanti, perché passate diverse ore c'è da premettere che sono molto buoni a livello qualitativo perché comunque dopo diverso tempo il rossetto sta ancora lì, oppure se è iniziato ad andare via avete sempre le labbra belle colorate. L'unica pecca di questi prodottini qui è che seccano le labbra, quindi io cosa faccio? Quando vedo che inizio insomma ad avvertire questo il fastidiosissimo quella cosa, cioè inizio ad avvertire insomma la secchezza sulle mie labbra, prendo un burro cacao e ce lo passo su, oppure ripasso insomma il rossetto, dipende. E i colori sono l'Intimate, penso che faccio prima a dirveli perché la scritta è minuscola, sono l'Intimate che è questo bellissimo malva. Questo qui e poi questo Lucky Kiss che ho provato però non mi fa impazzire, purtroppo i colori che vedete sui cataloghi dell'Avon non rispecchiano la realtà. Comunque, se vi interessa sapere i nomi precisi, mi lasciate un commentino sotto e ve li scrivo. Ed è questo rosso borgogna po' troppo carico di glitter secondo me. Tra l'altro questi rossettini qui dovevano essere tutti matte. Questo qui l'Intimate, questo malva è matte, questo qui è carico di glitter, non so perché l'hanno messo nella categoria di rossetti matte, cioè questa è una linea che dovrebbe fare soltanto rossetti matte a quanto dice il catalogo, ma non è così. Quindi sono tra i ni, solo per quanto riguarda l'idratazione delle labbra, che dopo un poco tende insomma a seccare le labbra, però come prodotto, come resa e come durata sono davvero ottimi. Un altro prodottino ni
ma non per il prodotto, ma per lo scovolino, è questo mascara della Catrice, l'Evolution to Revolution della Catrice. Perché non tanto il look 1, il primo look, vi faccio vedere. Che lo scovolino praticamente, come potete vedere, è a pochissimo prodotto, perché comunque è il look più semplice, dovrebbe fare insomma un trucco più naturale da giorno. Mentre se andiamo a prendere il look 2, vi faccio vedere lo scovolino quanto è pieno di mascara che straborda. Guardate. E praticamente cosa succede? Mi va, essendoci tanto prodotto, devo perdere tantissimo tempo a togliere gli eccessi e comunque non riesco a togliere tutto il mascara che c'è. Succede sempre che mi vado a impastricciare le ciglia e devo stare 3 ore lì a pettinarle bene per evitare che si fanno grumi, eccetera, eccetera. Mi dispiace, dovrebbero migliorare il packaging di questo prodotto qui perché come mascara è davvero molto valido, ha un effetto volumizzante sulle ciglia. Quindi mi dispiace soltanto che a rovinare il tutto non è neanche lo scovolino, perché lo scovolino lo reputo molto buono, ma è il packaging che dovrebbero modificare un pochettino per evitare questo eccesso di prodotto sullo scovolino che va comunque in un certo senso a rovinare il trucco. Adesso, dopo aver detto i bozzati e i prodottini, passiamo ai prodotti promossi. Adesso mi sono andata a sporcare la maglia, va bene, non importa. Mi sporco sempre. Meno male che questa maglia qui la devo portare a lavare. Va bene. Allora, tra i promossi inizio subito con questo bagnoschiuma della Borotalco. Questo qui è il vellutante con microperle di Borotalco. Non ho trovato quello lì della Sant'Angelica, il mio adorato bagnoschiuma, perché quello è l'unico bagnoschiuma che posso utilizzare anche senza mettere la crema per il corpo. Però questo qui ha un odore estasiante, davvero, è stupendo. Ed è 500 ml di prodotto più 250 ml gratis, quindi 750 ml di prodotto totali. Ha un prezzo bassissimo, vi faccio vedere l'inci che sta qui. Potete mettere un fermo immagine. Comunque ve lo consiglio perché ha un ottimo profumo e il profumo resta a lungo sul corpo, però non è tanto adatto alla mia tipologia di pelle perché vi ripeto, ho la pelle molto secca, quindi comunque tende a seccarmi la pelle, non l'idrata a fondo come quello lì della Sant'Angelica. Però lo promuovo perché ha un profumo bellissimo. Ed ha questo profumo persiste a lungo sul corpo, quindi mi piace tanto questa cosa. Scusate, me lo sniffo prima di buttarlo. Che cosa meravigliosa. Poi, tra i promossi c'è anche questo shampoo dell'Angelica ed è questo con guarana e semi di lino. È uno shampoo fortificante per capelli ed è una confezione da 250 ml per una scadenza di 12 mesi. C'è anche l'inci. Ed è questo qui, potete fare insomma un fermo immagine e insomma valutare i vari ingredienti. Mi piace perché innanzitutto ha un odore molto buono e poi rende i capelli morbidi e setosi, non necessita neanche di maschera o balsamo e il profumo è stupendo e dura a lungo sui vostri capelli. Penso che sia comunque un prodotto idratante per quanto riguarda il cuoio capelluto e il capello, perché come ingredienti ci sono anche i semi di lino, quindi penso che sia un prodotto per chi soffre, insomma, di capelli secchi e sfibrati. Infatti è uno shampoo fortificante che mi ha salvato, insomma, nelle peggiori situazioni ed è un prodotto che sicuramente andrei a ricomprare perché ha un prezzo davvero irrisorio. Se non sbaglio di 1,50 euro, quindi come il bagnoschiuma di questa marca qui, l'Angelica, che io amo, però non ho trovato ultimamente, quindi ho preso il Borotalco.
E niente, passiamo avanti, sempre per la cura del corpo, quindi passiamo a un prodotto di skincare. Una ragazza mi aveva chiesto di recensire quando avevo insomma provato il panno della Longé, questo qui che ho trovato nella Sugar Box di ottobre, non mi ricordo molto bene, ed è questo qui. Aspettate. Che ho i prodotti insomma per la cura del corpo, come il guantino della Magic Peeling, ce li ho tutti nella sacchettina della Sugar Box, quindi sono rimaste ancora quelle pagliuzzelle dentro. Vabbè, non importa. Il panno è questo qui, scusate, le pagliette. Molto molto morbido e devo dire che è un prodotto che si lava anche facilmente. Io l'ho utilizzato abbinando il detergente, quindi per lavare il viso, detergente delicato della Longé, e poi ho utilizzato la crema viso e corpo che mi è rimasta ancora, mentre il detergente l'ho terminato, perché è davvero una crema molto molto idratante. Devo dire che sin dalla prima applicazione il pannetto mi ha stupito, perché ha reso davvero la pelle del mio viso molto molto liscia, e in più ha tolto anche, ho visto proprio cadere la pelle morta dal mio viso. Io non mi occupo molto di skincare, eccetera eccetera, quindi sono rimasta davvero stupita. E per di più toglie il trucco che magari non riuscite a togliere o con il dischetto struccante o le salviettine struccanti. Infatti a un certo punto il pannetto si è fatto marrone. Poi ho utilizzato un semplice sapone o una saponetta naturale, se non sbaglio ho utilizzato la saponetta naturale, l'ho sciacquato e ho visto proprio, ho fatto insomma così, si lava facilmente, per questo ve lo dico, sotto l'acqua calda, tiepida, e vedevo proprio il colore del fondotinta cadere, quindi si lava facilmente e si asciuga subito, cioè il giorno dopo era asciutto dalla sera, e devo dire che come prodotto è davvero molto buono. Va applicato praticamente il detergente viso, va bagnato con acqua tiepida e poi viene utilizzato facendo piccoli movimenti circolari, e insomma questo pannetto qui va a togliere tutta la pelle morta dal vostro viso, il trucco in eccesso. E una volta terminato questo sottospecie di scrub viso, perché comunque il pannetto ha un effetto tipo scrub sul viso, avete il viso molto molto liscio, sembra tipo pesca, tipo una pelle di pesca, bellissimo. E ho applicato poi la crema che mi è uscita in dotazione, quindi è un prodotto che ve lo straconsiglio per chi voleva provarlo, perché se non sbaglio una ragazza voleva insomma sapere come mi ci sono trovata col pannettino, e devo dire la verità, mi ci sono trovata bene, e ve lo consiglio. Sin dalla prima applicazione io sono rimasta super contenta di questo prodotto qui, e penso che lo potete trovare sul sito www.longema.com. Se magari mette a fuoco, altrimenti insomma mi contattate, oppure ve lo lascio scritto nell'info box se vi interessa. Comunque www.longema.com potete trovare il pannetto. Poi, andando avanti, promuovo, come non promuoverli, li ho desiderati tantissimo, i blush della Physian Formula. Io ne ho tre. E il pink, devo dire la verità, l'ho utilizzato pochissimo, perché questo rosa Barbie super super acceso, vi faccio uno swatch per rendere insomma il colore, vedete è proprio fucsia, ma è molto molto bello. Ho utilizzato tantissimo il natural, che è questo qui, vi faccio uno swatch qui. Vedete, è molto naturale, bello proprio.
E poi ho utilizzato alcune volte il rosé. Aspettate. Mi suona il telefono. Un attimo solo, ragazze, ci vediamo dopo. Scusate, ciao. Rieccomi qui. Allora, dicevo, i blush della Physian Formula. Questi qui sono gli swatch. Cerco di farveli vedere bene. Sono molto più scriventi da quello, insomma, che vedete sulla mia mano, ma la luce, come sapete, è quella che è. Oh, mi piacciono tanto questi blush. Tra l'altro ho scoperto, vedendo anche su alcuni blog delle ragazze americane, traducendo un pochettino, che si chiamano proprio Happy Booster, perché questi blush qui hanno una profumazione che, una volta indossati, praticamente dovrebbero portare l'umore della persona un pochettino più felice, insomma. Per questo la collezione si chiama Happy Booster, per la profumazione, insomma, che ha un effetto sulla persona, insomma, che dovrebbe far star bene, farla star bene, insomma, renderla felice. È molto carina come cosa, e devo dire la verità, quando li uso mi piace molto la profumazione. Infatti me li sniffo tipo e mi piace. Però tipo a rendermi fe felice, no, è carina, insomma, la storia che ci hanno voluto fare sopra questi blush. E vi ripeto, se avete opportunità di prenderli in qualche modo, di farveli spedire, ve li straconsiglio. Pur essendo dei blush in polvere, quindi che tendono comunque a svanire dopo poco, questi qui io quando torno a casa li trovo ancora su, e ho utilizzato maggiormente il natural, che è la colorazione più chiara, quindi dovrebbe sparire subito. Invece lo trovo ancora lì, bello luminoso, che sarebbe questa. Bello per la... Molto molto belli davvero. E li trovo ancora lì, sono super resistenti, pur essendo in polvere mi piacciono tantissimo. Passiamo avanti. Ah, un altro prodotto per la cura del corpo che mi dimenticavo è il profumo aromatico dei Tesori d'Oriente alla mirra. Io questo qui l'ho utilizzato come deodorante, mi piace tantissimo perché il profumo dura a lungo, persiste a lungo, e insomma ve lo straconsiglio. Ovviamente Tesori d'Oriente non fa solo questa profumazione qui, ma ne fa tante altre. Io ho scelto la mirra perché è davvero buona. Se non sbaglio l'ho pagato intorno a 2,50 euro, ed è una confezione da 100 ml con una scadenza di 36 mesi. Ecco qui. Tra i promossi c'è anche l'olietto dell'Hermed, che ho trovato nella Sugar Box. Come potete vedere dalla confezione, ho avuto modo di provarlo. L'ho utilizzato sia a capelli bagnati che a capelli asciutti dopo aver fatto la piastra. Devo dire che mi è piaciuto tanto come prodotto. Il mio preferito in assoluto rimane sempre il Moroccan Oil, ovviamente, però non, insomma, non mi aspettavo grandi cose da questo prodotto qui, perché non conoscevo neanche la marca, vi devo dire la verità. Invece rende i capelli molto morbidi e li districa. Poi una volta applicato, dopo la piastra, è come se nutrisse il capello, quindi mi piace tantissimo, e per di più non unge. Questa è una confezione da 15 ml, però non so se la fa anche il full size. Io penso di sì, perché questo comunque è un campioncino che mettono nelle box, ed è un prodotto made in Italy, ed è della Hermed Oli Purissimi. E infatti lo viene proprio chiamato olio restitutivo di luce rigenerante, ed è questo qui. Se avete la possibilità di provarlo, anche, che ne so, provarlo da fornitore per parrucchiere, dal vostro parrucchiere, vi consiglio di acquistarlo, perché è molto buono.
e mi ci sono trovata bene anche con lo shampoo che ho finito. Poi vi farò, quando riuscirò ad avere un po' di tempo, vi farò il video dei prodotti finiti, che tra poco la vaschettina di Sephora sta strabordando praticamente con i prodotti. Ed è questo qui. Poi, sempre della Catrice, promuovo il kit per sopracciglia. Io devo dire la verità, non ho mai utilizzato prodotti in polvere per fare le sopracciglia. Queste qui ovviamente sono fatte con le liner, però non mi aspettavo grandi cose da prodotti in polvere per le sopracciglia. Non lo so, a me piacciono sempre più definite. Mi piace l'effetto finto, non so perché, mi piacciono tanto. Però devo dire che queste polveri qui sono di ottima qualità. Io le ho applicate la mattina e ho fatto insomma le sopracciglia la mattina e l'ombretto mi è durato fino alla sera, quindi sono davvero molto validi come polveri. Non le ho utilizzate come ombretto per gli occhi, perché secondo me comunque la texture la vedo diversa da quella degli ombretti normali. Vedete, questi sono i due colori, questo è per le più chiare e questo è per le scure. Io utilizzo solo questo qui per le scure perché il più chiaro non si nota proprio sulle mie sopracciglia. E vi ripeto, li ho provati solo per le sopracciglia, non li ho utilizzati per gli occhi perché secondo me hanno proprio una texture diversa. Inoltre, questa confezioncina è davvero piccola e compatta, molto carina. Ha un cassettino, perché ancora non l'ha trovato, non l'ha potuto acquistare, con pinzetta e pennellino che potete tranquillamente portare con voi in borsetta per un piccolo ritocco. È davvero molto, molto comoda e il prodotto, vi assicuro, è davvero buono, dura tutto il giorno. E ve lo dice una che si rifà le sopracciglia con le liner, quindi ve lo straconsiglio. Un altro prodotto che sto amando è la matita della Catrice, la Smokey Eye Pencil, ed è questa qui. Ed è questo colore che è stupendo, con riflessi oro, stupendo, come potete vedere. L'ho utilizzata sia con solo questa qui sfumata con un ombretto, sia sotto, sia nella rima interna. L'ho utilizzata davvero in tutte le salse e vi dirò, utilizzata anche come ombretto, sfumata anche con il pennellino, perché con tutto che il mio è un pochettino spennacchiato, vedete un po', si vede che è spennacchiato. È valido come pennellino e vi assicuro che il prodotto vi dura tantissimo e non vi va nelle pieghette. E ora la faccio asciugare e vi faccio vedere comunque la resistenza di questa matita qui. La mia è nella colorazione 030 It's a Pleasure Treasure, spero di averla pronunciata bene. Oggi la webcam non mette a fuoco una ceppa. Eccola qua, 030 It's a Pleasure Treasure, che è questo top grigio oro, molto molto carina, mi ricorda tantissimo il Natale, ve l'ho già detto quando ve l'ho fatta vedere. E come ultimi due prodotti troviamo il fondotinta di Essence della Pure Skin, questo qui è antibatterico, il nuovo packaging, nuova formulazione. Io ho preso lo 02 Sand ed è un ottimo prodotto, si stende bene, poi tra l'altro lo stesso colore della mia pelle, idrata tantissimo il viso, non risulta appiccicoso, quindi non pesante, e va tamponato davvero con un filino di cipria perché non rende neanche il viso lucido. Mi ci sono trovata bene, devo dire che tra tutti i fondotinta che ho provato di Essence, questo è quello che mi piace di più. Quelli lì ho provato la BB cream e quell'altro lì che non mi ricordo il nome.
Soft and natural, non ho, la BB cream mi piace, ovviamente una BB cream non è che copre, però tra questo qui insomma è il soft and natural, perché comunque se non sbaglio sono gli unici fondotinta, perché poi ci sta quell'altro tipo che è uscito, il Too Much, però è molto molto leggero, non è un fondotinta vero e proprio. Comunque questo qui mi piace per la coprenza che ha, ha una basso medio coprenza, non proprio altissima, però ha una media coprenza, è cremoso, idratante, si stende bene, è morto, scusate, non appiccica il viso. Dovete sapere che io sto girando il video a mezzanotte e 38, quindi immaginate io come sto. Dicevo, non appiccica e per chi non l'ha provato ve lo straconsiglio. Tra l'altro qui dice che è antibatterico, ha una formula praticamente che va bene per pelli miste e grasse, contiene il Cleather Complex con effetto antibatterico, attenua le imperfezioni cutanee senza ostruire i pori, fondotinta ad effetto opacizzante ed è vero, e idratante, lenitivo per una pelle vellutata ed è vero. Quindi, per chi ancora non l'ha provato, ve lo straconsiglio. Poi, come ultimo prodotto, c'è la cipria di Avon della linea Color Trend. Io ho preso la Translucent, che in realtà dovrebbe essere una cipria trasparente, però dà comunque un leggero colore, molto molto lieve. Vi faccio vedere subito. Questo è il piripicchio che ho trovato all'interno, l'ho conservato perché fucsia ovviamente, mica l'ho buttato. E vi faccio vedere subito se trovo un dito pulito. Ha questo leggero colore che una volta sul viso però scompare. Ve lo sboccio qui. Vedete? Rende la pelle molto setosa, ha un effetto opacizzante sul viso e dura a lungo. Mi piace tanto perché rende la pelle molto molto liscia e poi non si avverte sul viso. Mi piace molto come texture, come prodotto, e devo dire che lo ricomprerei. Tra l'altro ha una scadenza di 24 mesi. Mi piacciono i prodotti dell'Avon perché comunque hanno una scadenza prolungata rispetto ai altri prodotti, che tipo 6-12 mesi. Tutti i prodotti dell'Avon che ho acquistato hanno tutti una scadenza di 24 mesi. E niente ragazze, il video dei promossi e bozzati finisce qui, scusate per le mie gaffe notturne. Io vi mando un forte bacio e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao ragazze, alla prossima!